Strage di Bruxelles, si cambi strategia contro il terrorismo. Il commento dell'europarlamentare sardo Salvatore Cicco ai nostri microfoni. La città e tutta l'Europa sotto shock, no alla chiusura e all'isolamento. Molestie, rapine e botte a un senza tetto. Tre giovani di Carbonia sono stati denunciati dai carabinieri per aver rapinato e picchiato un pensionato senza fissa dimora. Non era la prima volta che se la prendevano con l'uomo. Sbarco al porto canale di Cagliari, arrestati gli scafisti. Si tratta di tre somali di 30, 19 e 26 anni. L'accusa è di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sarebbero loro i responsabili del trasporto dei migranti arrivati a Cagliari. Alcoa, solidarietà dei consiglieri regionali. Su proposta di Gianluigi Rubio dell'UDC, la seduta del Consiglio slitterà di un'ora per consentire agli esponenti politici di portare la loro solidarietà ai tre segretari dei metalmeccanici di CGIL CISL e UIL da due giorni sul silos a 60 metri d'altezza. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 40. Anche il nostro telegiornale ha voluto parlare oggi della strage di Bruxelles, città simbolo dell'Unione Europea, è ora a lutto, è sotto shock. Prima due kamikaze all'aeroporto, poi una bomba nella metropolitana all'ora di punta hanno seminato morte e paura, come sapete, colpendo il cuore dell'Europa. Il bilancio provvisorio degli attacchi, di cui l'ISIS ha rivendicato la paternità, secondo gli ultimi dati forniti dal ministro della Sanità belga, parla di 31 morti, mentre il numero dei feriti è di almeno 250 persone. Secondo le ultime stime ci sarebbe anche una italiana. Abbiamo voluto parlarne con l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore Cicco, presente a Bruxelles proprio al momento della strage. Sentiamo. La situazione logicamente parte dalla mattina presto con la notizia che a Zaventem, all'aeroporto di Bruxelles, ci sono state due esplosioni, poi le prime immagini di un aeroporto sventrato, dei primi morti, a cui logicamente rivolgo un pensiero forte anche alle loro famiglie e ai feriti. Poi io sono sceso dal mio albergo a piedi, pensando come sempre di raggiungere, insomma, nel giro di un quarto d'ora il Parlamento, e mi sono trovato vicinissimo al metro dove è scoppiata la prima bomba, con una situazione surreale, quindi con polizia da tutte le parti, forse armate, forse dell'ordine che arrivavano con sirene spiegate, con logicamente i primi soccorsi. È evidente che c'è stata una situazione di angoscia, di preoccupazione, la sensazione di una città sotto assedio, una situazione surreale. E poi in Parlamento ci hanno impedito di entrare e di uscire, e da lì si seguivano, insomma, le notizie che logicamente erano sempre preoccupanti. Ecco, onorevole, siamo in guerra, è questo il modo di affrontare il terrorismo? No, non credo. Non sono d'accordo sul fatto che si rincorra ancora come se l'aspetto terroristico sia un'emergenza. Oramai è diventata l'ordinarietà, non è più l'11 settembre drammatico da celebrare ogni anno ricordando le vittime, eccetera. Oggi c'è una situazione permanente, e come permanenza bisogna attivare innanzitutto un'intelligence europea che parli lo stesso linguaggio e che nel sistema di prevenzione sia efficace, che non consenta più di avere aeroporti e metro che vengono sventrati. Forse ormai è chiaro che la religione è diventata forse solo una scusa. Ma diciamo che è tutto permeato da questo aspetto, ma secondo me qui più che la religione è un aspetto strategico di uno Stato, quello islamico, dell'ISIS, che logicamente è una strategia precisa, cioè quando colpisce è chiaro che ha diverse situazioni che vuole realizzare. La prima è di attivare il meccanismo che altri si arruolino nelle file del terrore e quindi proclamano la loro vittoria con enfasi rispetto a queste azioni assurde di terrore, e dall'altra parte realizzano la condizione di far chiudere le frontiere, ed è quello l'errore secondo me che si compie, perché non è chiudendo le frontiere
che noi attiviamo meccanismi di difesa, anzi li peggioriamo, perché i terroristi e i laboratori del terrore sono dentro le nostre frontiere. E adesso vediamo la pagina della cronaca locale. Tre giovani di Carbonia sono stati denunciati a piede libero per rapina nei confronti di un senza fissa dimora. A conclusione delle indagini, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Carbonia hanno denunciato a piede libero per rapina in concorso tre giovani del posto, CF 23enne, CM 20enne, entrambi celibi e disoccupati, EML 20enne senza fissa dimora. I tre, la sera di martedì grasso, intorno alle 2 nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Carbonia, hanno individuato un 52enne pensionato, di fatto senza fissa dimora, celibe, invalido civile, intento a girovagare per le strade cercando un posto dove dormire. Avvicinato l'uomo, che avevano già molestato anche in altre occasioni, come riferito successivamente ai carabinieri, i ragazzi, che presumibilmente avevano anche bevuto, lo hanno colpito con calci e pugni, portandogli via un borsello contenente solo un cellulare, un paio di occhiali da vista e il libretto della pensione. L'uomo, impaurito e stordito, ha raggiunto a piedi la sede della vigilanza Cannas, dove ha chiesto aiuto. I vigilantes così hanno immediatamente allertato il 112, ma solo due giorni dopo l'uomo ha ricordato alcuni particolari fondamentali ed è riuscito finalmente a denunciare l'episodio ai militari. In base ai dettagli importantissimi forniti, tra i quali il fatto che i suoi tre aggressori erano stati identificati una settimana prima dai carabinieri, quando tentarono di danneggiare la sua casa, una costruzione fatiscente e fragile, provando a buttargli giù la porta. Dopo essersi allontanati, però, erano stati trovati immediatamente da una pattuglia. Al termine di ulteriori accertamenti, il povero uomo ha riconosciuto i tre vigliacchi che sono stati denunciati. Ancora la cronaca, questa volta parliamo di Sant'Antioco e di un tentato furto. Nella notte a Sant'Antioco, i carabinieri locali, in collaborazione con quelli di Trattalia, si hanno tratto in arresto per tentata rapina impropria un pregiudicato di Sant'Antioco, Gianmarco Lorrai, 33enne, celibe, pregiudicato e avvisato orale. Un residente di Sant'Antioco nelle prime ore del mattino ha dato l'allarme al 112 riferendo di aver avuto una colluttazione con una persona che si era data alla fuga. Di lì a poco i militari hanno ricostruito l'accaduto. Lorrai, verso l'una, utilizzando un passepartout artigianale, si era introdotto all'interno dell'abitazione di un operaio 45enne, il quale, dopo aver sentito rumori sospetti, lo ha sorpreso. Poi la colluttazione. I carabinieri, al comando del maresciallo Manicone, fatti i primi accertamenti, hanno rintracciato l'intruso a casa sua. Il telefono cellulare era privo di batteria, ma per marca e modello corrispondeva esattamente alla batteria rinvenuta insieme al passepartout nell'abitazione dell'operaio. Così Lorrai è stato arrestato. Oggi, presso il Tribunale di Cagliari, il rito per direttissima. E parliamo ancora dello sbarco al Porto Canale di Cagliari, perché nel pomeriggio di ieri, subito dopo l'arrivo dei 667 migranti provenienti dalla Libia, la squadra mobile, con la collaborazione del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, ha arrestato tre somali di 30, 19 e 26 anni per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sarebbero insomma gli scafisti che hanno trasportato le persone sino alla Sardegna. Nel pomeriggio di ieri, subito dopo lo sbarco dei 667 migranti provenienti dalla Libia, la squadra mobile, con la collaborazione del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, ha arrestato tre somali di 30, 19 e 26 anni per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sarebbero loro i responsabili del trasporto dei migranti di varia nazionalità arrivati a Cagliari. I migranti facevano parte di due soccorsi effettuati il 19 marzo dalla nave militare spagnola Numancia, riporta l'ANSA. Il lavoro investigativo della polizia ha permesso di individuare i trafficanti di uomini al termine di una delicata e paziente opera di convincimento sui migranti. Sono riusciti a raccogliere importanti dichiarazioni che hanno portato ad acquisire una serie di elementi probatori utili per l'individuazione dei fermati come coloro che avevano organizzato il viaggio. E questo viaggio della speranza per uno dei 667 profughi sbarcati al Porto Canale di Cagliari è finito su un letto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di un ragazzino somalo di soli 15 anni. Il giovane migrante, arrivato in condizioni gravissime al momento dello sbarco nel capoluogo, è morto durante la notte a causa di un'infezione polmonare. Dopo le prime visite mediche effettuate sulla banchina, il ragazzino era stato subito trasportato in ospedale con gravi problemi ai polmoni e sospetta scabbia. Nonostante le cure dei medici, il suo cuore ha smesso di battere in nottata. C'è anche un altro profugo attualmente ricoverato all'ospedale di Smirionis perché è affetto da TBC.
poco meno di 100 i casi accertati di scabbia, parte dei quali già segnalati dagli stessi operatori sanitari della nave militare spagnola che ha portato i migranti in Sardegna. Su proposta del consigliere regionale dell'UDC Gianluigi Rubio, la seduta di questo pomeriggio dell'Assemblea slitterà di un'ora per consentire ai consiglieri regionali di portare la loro solidarietà ai tre segretari dei metalmeccanici di CGL, CISL e UIL, come sappiamo asserragliati da due giorni sul silos a 60 metri di altezza dello stabilimento Alcoa. I lavori del consiglio regionale inizieranno quindi alle 16.30. Dopo una breve tregua torna il maltempo nell'isola, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo ordinaria gialla per rischio idrogeologico fino a questa sera. Le zone interessate saranno tra le altre anche l'Iglesiente e il Medio Campidano. In particolare il vento che in questi giorni muoveva da Scirocco ruota ora a Maestrale in serata potrebbe raggiungere i 35 km orari con rinforzi sino a 90 km orari sulle coste sud-occidentali e orientali, ma da domani in attenuazione. Pioggia in quasi tutta la Sardegna con cumuli d'acqua in media di 10-15 e punte nell'Iglesiente di 25-30 mm. Mancano ormai pochi giorni alle festività pasquali e per questo il movimento in difesa del cittadino ci dice a cosa bisogna fare attenzione per una Pasqua di qualità. Sulla colomba l'attenzione maggiore va riservata alla lettura dell'etichetta. Secondo il decreto del 22 luglio 2005 interministeriale, la denominazione colomba è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida. La struttura è soffice ad alveolatura allungata con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle. L'uovo di Pasqua prodotto tradizionalmente richiede una valutazione della qualità del cioccolato. In particolare è importante verificare la percentuale di cacao e la presenza di altre sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Se il cioccolato contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la denominazione resta immutata ma l'etichettatura deve contenere in grassetto la specifica dizione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Per poter parlare di cioccolato, il prodotto deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao e almeno il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato. Come da tradizione, anche quest'anno, la notte del Venerdì Santo, i ragazzi di Bugerro metteranno in scena la passione e morte di Gesù nei luoghi storici del paese. La sacra rappresentazione avrà inizio presso i forni di calcinazione. L'appuntamento è fissato alle 21 di venerdì 25 marzo. Con questo appuntamento è tutto. Vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio come di consueto alle previsioni meteo e poi Noas in Curso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Previsioni per giovedì 24 marzo, piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-ovest con intensità di 20 km orari. Possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra 4 e 11 gradi e massime comprese tra 12 e 16 gradi.